Tre punti per prendere il largo, occasione d'oro per la Ternana, la 23esima giornata del campionato di Serie C per quanto riguarda il girone C, ospita una casertana in buono stato di salute. Buonasera dallo stadio Libero Liberati di Terni, un cordiale saluto da Giuseppe Galati e da Cristian Manfredini. Squadre che stanno per entrare in campo, prima le riserve, poi i titolari, come sempre rispettando quello che è il protocollo del Covid. Allora andiamo subito a vedere le formazioni, partendo come sempre per motivi di ospitalità dalla squadra che gioca in trasferta. Casertana schierata da Federico Guidi dall'inizio con quest'undici: Avella, Polito, Conatè, Carillo, Del Grosso, Icardi, Santoro, Izzillo, Rosso, Cupone e Turchetta. Schieramento. La Casertana si schiera al solito modulo con 4-3-3 rispetto alla formazione della passata partita, ha cambiato soltanto il terzino destro Polito rispetto ad Manjanović. Per quanto riguarda la Ternana, consueta formazione molto arrembante da parte di Cristiano Lucarelli, che manda in campo Giannarilli, Laverone, Contec, Boben, Frascatore, 18, Proietti, Palumbo, Boben, Partipilo, Faglietti, Furlan e Raicevic. Lo schieramento della Ternana è il solito, il 4-2-3-1, oggi fa meno del proprio capitano Defendi, ma gioca in attacco con Raicevic a posto di Vantaggiato. Direttore di gara il signor Eduard Pasciucu della sezione di Albano Laziale, i suoi assistenti Stefano Lenza di Firenze e Costin del Santo Spataru di Siena, con quarto ufficiale Simone Galipò, anche lui della sezione di Firenze. Una serata fresca ma non freddissima, ne chiediamo conferma a bordo campo al nostro Alessandro Pirozzi. Sì, buonasera anche da parte mia. Sì, fresca ma non freddissima, hai detto bene. Fino a qualche minuto fa c'era un vento abbastanza fastidioso, attualmente sembra essersi abbassato. Poche gocce ma ora nulla più. Per quanto riguarda il terreno di gioco sembra in ottime condizioni. Pre-allenamento, pre-partita, con molti scatti per la Ternana, come a voler già alzare il ritmo, mentre la Casertana si è concentrata principalmente sulle conclusioni. A te, Giuseppe. Squadre che stanno entrando ora sul terreno di gioco che Cristian tu conosci bene, è sempre in condizioni straordinarie. Infatti prima dell'inizio della gara siamo scesi in campo per controllare il terreno, è rimasto quello di anni fa, è sempre stato un terreno bellissimo per i giocatori, mantiene sempre bene il drenaggio e quindi speriamo oggi di vedere una partita piacevole. Anche perché questo tipo di terreno di gioco è ideale per le squadre tecniche e veloci, e sia la Ternana che la Casertana preferiscono questo tipo di gioco. Ma come hai detto tu, oggi sono i presupposti per vedere una bella partita. Di fronte la Casertana avrà la corazzata, la squadra più forte del girone, però ultimamente sta giocando bene, quindi proverà sicuramente a mettere in difficoltà. Quattro vittorie nelle ultime cinque gare per la Casertana di Federico Guidi, appena entrata in campo, ospite della corazzata appunto del girone C, la Ternana di Cristiano Lucarelli, che naturalmente complice anche la sconfitta interna del Bari contro la Viterbese, questa sera potrebbe prendere il largo verso la Serie B. Oggi la Ternana avrà davvero un match ball tra i piedi, non tra le mani, quindi vincendo oggi si porterebbe a 15 punti o 14 o 15 punti dalla seconda in classifica, e i giochi non dico sarebbero fatti, ma potrebbero giocare in maniera molto molto sciolta le prossime partite. Possiamo andarli a vedere quelli che sono stati i risultati di questa giornata, risultati importanti a cominciare appunto dalla sconfitta interna del Bari contro la Viterbese, vittorie esterne per la Juve Stabia e il Foggia, importante anche la vittoria del Catanzaro
e quella, tutte di misura, tra l'altro, dell'Avellino sul Palermo. È l'Avellino insieme alla Ternana. E questa è la classifica. Eccola, insieme alla Ternana, insieme alla Casertana, sono le squadre che hanno fatto più punti nelle ultime sei partite. L'Avellino si trova in un buon momento e ambisce al secondo posto, no? Sta tallonando il Bari. E Bari che naturalmente adesso rischia di veder allontanarsi la capolista Ternana e deve guardarsi le spalle. Intanto naturalmente cammina nella propria area tecnica, che è molto ampia qui a Libero Liberati, Cristiano Lucarelli. Una partita importante per il cammino della Ternana al cospetto di una Casertana che avrà il calcio di avvio di questa sfida, che lo abbiamo detto è in buona salute. Si deve ripetere l'inizio della gara. Il signor Pasciucu ha chiesto ai giocatori della Casertana di rimettere il pallone sul dischetto e calciarlo ora per la prima giocata in favore degli ospiti, che hanno la maglia da trasferta con colore insolito per la Casertana. Non sono richiamati il rosso e il blu tipico della squadra campana, ma un giallo da trasferta contro invece le divise classiche nero-verdi delle rosso-verdi delle fere, che cercano subito la profondità. Ora primo pallone giocato dall'esterno, dalla Verone, a cercare l'affondo di Partipilo, che ha ringraziato il compagno. Abbiamo appena visto un gioco di prestigio di Faletti in precedenza, si è liberato benissimo di un uomo, è andato in mezzo a due e si è fatto farfallo verso la linea di centrocampo. E Faglietti è sicuramente l'italo-uruguaiano il giocatore più tecnico fra tutti quelli in campo, tra l'altro 11 reti all'attivo per lui quest'anno in campionato. È sicuramente in una fase di maturazione straordinaria questo giocatore, che ora gestisce palla distribuendo a Partipilo in area di rigore. Va a cercare il primo palo, un po' troppo ambiziosa questa sua iniziativa. La Ternana è partita forte, sta già schiacciando la Casertana nella propria area, vuole chiudere i discorsi subito per non avere più pensieri nel corso della partita. E due tecnici che naturalmente, approfittando di queste aree a loro dedicate molto ampie, sono praticamente a ridosso del campo. Intanto Ternana che difende bassa nella propria area di rigore, chiude in calcio d'angolo consentendo alla Casertana di andare a battere il primo corner e portare nel box degli Umbri i propri saltatori. Preferisce però la giocata bassa, la formazione di Guidi non va a sfruttare le abilità nel gioco aereo soprattutto dei difensori centrali che erano saliti, in particolare il capitan Carillo. Con l'assenza del pubblico gli allenatori fanno bene a impartire le proprie direzioni ai propri giocatori, si sentono molto di più rispetto al passato e quindi sono al limite proprio della linea. Pallone che schizza in area di rigore della Ternana, che si è abbassata con 10 undicesimi dietro la linea della palla, non riesce a mantenere il possesso la Casertana. E allora andiamo a bordo campo a sentire da Alessandro Pirozzi che cosa stanno dicendo in queste battute iniziali i due tecnici. Sì, Lucarelli al momento, diciamo, braccia concerte, al momento ancora sta dando poche indicazioni, mentre Guidi molto più attento nel spronare i suoi ad essere immediatamente aggressivi, cosa che tra l'altro stanno immediatamente interpretando perché hanno preso il pallino del gioco fin da subito. La Casertana è venuta senza timore, eh? Inizialmente, come ho detto prima, la Ternana era partita forte, ma la Casertana sta ribattendo colpo su colpo senza timore, senza paura reverenziale rispetto alla capolista. Anche perché naturalmente la prima difesa è l'attacco, per tenere lontano dalla propria area di rigore e non rischiare contro la corazzata Ternana bisogna cercare di mantenere il baricentro alto, e questo sta facendo la Casertana, che è andata al cross ora
con Turchetta che si lamenta con il direttore di gara. Ottima l'uscita di Iannarilli. No, non c'erano gli estremi per nessun tipo di fallo, mi sembra. E infatti anche dalle immagini che ci ha riproposto il nostro regista Roberto Gambuti non abbiamo rilevato alcuna irregolarità. Intanto è costretto a giocare con i piedi nella propria area di rigore Iannarilli. Il pallone recuperato dalla linea mediana della Casertana con Santoro, smistato a sinistra dove c'è la copertura però efficace da parte di Lavarone in fase difensiva per la Ternana. Attaccata alta la squadra di Lucarelli, è costretta a rifugiarsi dalle parti di Iannarilli. Lascia sfilare il pallone ora Cunate che appoggia dietro ad Avella che deve giocare con i piedi. Si abbassa Santoro, riceve, smista ancora su Cunate, la verticalizzazione immediata. Sbagliato il primo controllo, Ternana che prova ad imbastire ora. Proietti, un po' troppo frettolosa questa giocata. Sì, ha provato a lanciare lungo il compagno, ma il compagno non era partito nello spazio, è rimasto sul posto e ha sbagliato la misura del passaggio. Però questa Casertana mi piace, sta ribattendo, come ho detto prima, colpo su colpo, non ha paura, fa anche bene, perché se dovesse aspettare la Ternana nella propria area di rigore sarebbero dolori. Anche perché, lo ricordiamo, la Ternana ha all'attivo ben 51 reti, è una vera e propria macchina da gol che fino a questo momento ha mandato in rete ben 17 giocatori della rosa. Sì, ha tante bocche di fuoco, ha tanti giocatori che hanno superato anche la doppia cifra, come Faletti, come vantaggiato non ha superato la doppia cifra, come Portillo. È una squadra che, come hai detto tu, ha mandato in gol tanti giocatori. La Casertana, la difficoltà è che subisce troppi gol forse e non fa tantissimi gol, però sta in un buon momento, quindi questo è anche importante per la loro convinzione. Casertana che davanti a Cuppone, che è entrato ora nell'azione smistando a destra il pallone che viene controllato da Simone Rosso, il quale non è riuscito a tenerlo vicino a sé, ha favorito la difesa rosso-verde della Ternana. Simone Rosso che è andato in gol nell'ultima giornata contro il Potenza. Quanto è importante il primo tocco, lo stop per tirare in porta. Lui ha sbagliato lo stop, se l'avesse stoppato bene avrebbe potuto tirare in porta in maniera tranquilla. Abbiamo visto un giocatore della Ternana, della Casertana a terra, ha ricevuto semplicemente una pallonata da un avversario, nulla di grave insomma, si è rialzato tranquillamente, è andato a verificare le sue condizioni anche il direttore di gara. Campani che portano ben 4 giocatori in area di rigore su questo fallo laterale. Rimessa lunga direttamente nell'area piccola dove è andato a staccare di testa Contec. In questi primi minuti di gioco stiamo vedendo la partita a parti invertite. La Casertana attacca come fosse la capolista e la Ternana attende e per ripartire in contropiede. Bisogna vedere quanto può durare questo gioco della Casertana. Casertana che va sul fondo, mette in area un pallone pericolosissimo con Santoro, bravo ad inserirsi, una bellissima azione questa della Casertana, il colpo di testa di Simone Rosso sopra la traversa. È stata una bella azione, purtroppo il cross non era teso ma era un po' troppo morbido per poterci arrivare, giustamente il difensore centrale più alto e più fisico è arrivato prima dell'attaccante. Panchina della Casertana contentissima di questa prima fase di gioco con l'aggressività. Intanto parte in velocità Palumbo dopo il break nei confronti degli attaccanti della Casertana che vanno in contropiede, arrivano in area di rigore della Ternana e vanno a sfiorare il vantaggio con un bel sinistro ad incrociare. Mi sembrava che avesse toccato, invece no. Non c'era deviazione.
È stata anche quest'altra una bella azione, stanno ribattendo veramente, stanno giocando molto ma molto corti, li stanno tenendo nella propria metà campo per non farli giocare, pressano su tutti i palloni e questi primi minuti diciamo che la Casertana sta vincendo i punti. Casertana che deve ripiegare ora su questa iniziativa stoppata con un intervento pulito da parte di Ciro Polito, o meglio di Vincenzo Polito, figlio di Ciro Polito, ex difensore del Catania. Pressano su tutti i palloni. Sì, c'è Guidi che chiede ai suoi di pressare sui portatori di palla per evitare che la Ternana inizi l'azione dal basso, mentre Lucarelli, ecco, ora sta bevendo, ma al momento guarda, non dico perplesso, però insomma osserva i suoi che ancora non sono riusciti ad uscire, a controbattere. Sì, stanno ancora studiando un po' gli avversari, adesso gli avversari pressano talmente tanto che loro stanno cercando di far girare la palla e diciamo che devono ancora entrare in partita, anche per merito della Casertana, eh. Il cross deviato direttamente nella zona di competenza di Avella, andando a smorzare il pericolo portato sulla corsia laterale da parte di Furlan. Intanto è rimasto a terra un giocatore della Casertana, viene autorizzato l'ingresso in campo del medico sociale. Non ho visto cosa è successo, avrà preso una botta o al petto o nel basso ventre e credo che non riesca a respirare. Eh sì, si tocca il ventre proprio Vincenzo Polito. Evidentemente o uno scontro fortuito con un avversario oppure una pallonata che ci è sfuggita, che gli ha momentaneamente, temporaneamente spezzato il fiato, come si dice in questi casi. Viene accompagnato fuori dal campo temporaneamente in inferiorità numerica la Casertana. Sì, ma nonostante questo lasciano i tre attaccanti sopra i difensori della Ternana, eh. Quindi sono venuti qui proprio per giocare, per non aver paura della capolista. L'anticipo su Del Grosso da parte di Proietti direttamente in fallo laterale, si incarica della rimessa lo stesso Del Grosso. Giuseppe era caduto male, hanno detto dalla panchina, e quindi non riusciva a respirare. È già tornato in campo comunque Vincenzo Polito. Nessun problema serio per lui. Anticipo di Konaté che va ad interrompere l'iniziativa di Palumbo. Ternana che prova a rimanere con costanza nella metà campo avversaria, ma sbaglia sulla tre quarti offensiva. Faglietti si lamenta, cupone. Anche secondo me non c'era fallo, lui ha cercato il fallo, si è girato di schiena, invece di puntare il proprio avversario si è girato di schiena e ha cercato il fallo perché ha visto che non era più in condizione di puntarlo. Direttore di gara che ancora una volta ferma il gioco, va a verificare le condizioni questa volta di un giocatore della Ternana, si tratta di Frascatore. Anche per lui nessun problema, si è rialzato senza necessità di assistenza da parte dello staff medico. Sale Carillo, la verticalizzazione, poggio laterale da parte di Turchetta. Stanno tenendo un ritmo altissimo,
quindi la Ternana a sua volta non riesce a trovare le contromisure per poter spezzare questo dominio iniziale della casertana. Santoro, toccato sul piede d'appoggio da Furlan. Ancora una volta a terra Vincenzo Polito. Calcio di punizione in favore della casertana. Siamo entrati nel 15° minuto del primo tempo, 0-0 tra Ternana e Casertana. C'è Lucarelli, Giuseppe, che sta chiedendo ai suoi maggior ordine. Ha detto organizza alla difesa ma anche al centrocampo, perché li vede un po' slegati. È vero, come ti ho detto prima, stanno pressando su tutti i palloni. Poi adesso c'è una punizione, credo che la Casertana dovrebbe sfruttare al meglio queste palle inattive per poter creare maggiori pericoli alla Ternana. Ci prova con uno specialista dei tiri da lontano, Del Grosso, che non ha inquadrato lo specchio ma di pochissimo. Era stato lasciato solo proprio perché si era messo in una posizione quasi da ultimo uomo. Sì, ha fatto una grande conclusione, ma anche se era lontanissimo dallo specchio della porta. Io credo anche prendere gol da quella posizione per un portiere credo che sia molto ma molto difficile. Prossimo 24 marzo compirà 38 anni Cristiano Del Grosso di Giulianova, ragazzo che può vantare ben 228 presenze in Serie A. Lo ricordo bene, credo di averci giocato anche contro. Un bel fluidificante. Sì, sì, bella gamba, come si suol dire. Non ci arriva Cuppone di prima intenzione, cerca di anticipare le giocate la casertana per non dare la possibilità alla retroguardia della Ternana di leggere quelle che sono le iniziative dei campani. Non si sono ancora organizzati, non riescono a creare gioco come fanno di solito. Faglietti intanto allarga per Laverone, che guarda in mezzo, non ha la possibilità del cross dalla tre quarti. Pericolosi questi passaggi in orizzontale a tagliare il campo. Pressano e non riescono, e tornano sempre indietro, non riescono a trovare la giocata vantaggiosa per poter mandare un compagno in porta alla Ternana. Difende palla Faglietti, toccato sul piede d'appoggio, interviene il direttore di gara che va a comandare un calcio di punizione in favore degli Umbri. Non era d'accordo Izzillo. È una buona tattica quella della casertana, perché riesce a portare i giocatori più importanti a prendere la palla lontano dall'area di rigore, quindi quella punizione lì per loro va benissimo perché sono lontanissimi dall'area di rigore, e credo che sia anche molto molto difficile creare pericolosità in quella zona di campo. Sul pallone Palumbo e Furlan, si abbassa anche Cuppone dietro la linea della palla, due uomini voluti in barriera da Avella. Da una parte e dall'altra naturalmente anche i calci piazzati dovranno essere sfruttati per creare pericolo. Vediamo, questo è uno schema di gioco. Pallone sul primo palo, riesce in qualche modo a toccare verso la porta avversaria. Raicevic, che non era nelle condizioni però di poter impensierire Avella. È stato fatto bene lo schema, però la casertana aveva intuito, quindi sono riusciti ad andare a pressare il giocatore al tiro. Adesso è la Ternana che cerca di non far ragionare gli avversari, va ad alzare il baricentro, a portare pressing nella metà campo avversaria sui portatori di palla, e guadagna fallo laterale con Partipilo, che poi cerca di tagliare il campo. Dall'altra parte attendeva Furlan, irregolare l'intervento di Frascatore. Ma non lo so, sai, l'arbitro era vicino, avrà visto sicuramente meglio di noi. Inizialmente si è appoggiato. Ma io non l'avrei dato, ti dico la verità, non l'avrei dato, però l'arbitro era più vicino di noi e ha deciso questa punizione. Bravo allora il giocatore della casertana a far sembrare fallo un contatto. Sì, perché quello della Ternana aveva intuito l'intenzione del giocatore della casertana, quello ho visto io. Intanto Carillo va a cercare Cuppone, buona la chiusura, la copertura su di lui.
parte con questi lanci Contec. Con questi lanci lunghi, vedi, sono dall'area di rigore, loro sono riusciti ad arrivare nell'area di rigore della Casertana, quindi le hanno ribaltato la situazione di gioco. Eh sì, lo abbiamo detto, la Casertana cerca la verticalizzazione immediata per non far leggere le sue iniziative alla difesa avversaria e costringerla ad abbassarsi molto. E sulla palla lunga non fa solo quello, pressa anche le seconde palle, perché comunque quando la palla cade lì loro sono già lì pronti e pressano ogni giocatore sul portatore di palla della Ternana. E qui abbiamo un'altra punizione che secondo me dovrebbero sfruttarla al meglio, perché è una posizione più migliore rispetto a quella precedente. Sul pallone Simone Rosso e Santoro, due uomini in barriera, segna con la bomboletta spray la distanza sul terreno di gioco il signor Pasciuku. Fare gol da quella posizione di prima intenzione è davvero difficile, anche se hai un grandissimo piede, perché siamo veramente molto laterale e deve trovare una traiettoria magnifica e una forza precisa e forte nell'angolo. Barriera anche della Casertana. Sì, serve per allungare, per non far vedere la palla al portiere. Si apriranno secondo me alla fine, quando arriverà la palla si apriranno sicuramente. Rimane dietro solo Kunate. Si allontana Simone Rosso, parte Santoro, cerca direttamente la porta. Ci va con i pugni per non rischiare, Iannarelli concede l'angolo alla Casertana. Infatti hanno tirato e i giocatori della Casertana si sono aperti per far vedere la palla che passava all'ultimo momento al portiere della Ternana. Però come ti ho detto la palla era troppo esterna, è stato già bravo a prendere la porta e però era una palla facile per il portiere. Secondo tiro dalla bandierina per la Casertana, che porta in area di rigore i propri saltatori. Marcature strette a uomo, va giù Carillo in area di rigore, si lamenta Guidi, prosegue l'azione, pallone messo fuori da Palumbo. Vediamo. Fallo laterale. È un momento favorevole, la Ternana sta subendo, è in difficoltà, che non riesce proprio a risalire, a far gioco, non riesce a creare grossi pericoli alla Casertana, che sta pressando e come ho detto prima dobbiamo vedere quanto durerà questa pressione che ha esercitato in questi primi minuti di gioco. Altro fallo laterale molto lungo, direttamente in area di rigore della Ternana. Di testa del Grosso. Rosso a pressare Palumbo, prova a non far ragionare il mediano rosso-verde che trova collaborazione nel compagno di riparto Proietti, poi subisce fallo vicino alla linea di metà campo. Faglietti, ancora una volta su di lui è andato in chiusura Izzillo. Izzillo si lamenta perché Faglietti ormai la palla l'aveva persa, non so se con il richiamo della gamba lontana l'ha preso, per quello si stava lamentando. Pallone per Proietti che trova il varco buono per servire Furlan che rientra sul destro, non effettua il cross, ci prova ora Palumbo che trova però l'opposizione dei difensori della Casertana. Ma per la Casertana va benissimo, perché finché Faglietti prende la palla a centrocampo e gioca in quella posizione a loro va bene, non gli creerà mai dei pericoli. Pallone allontanato da Izzillo, non riesce a tenerlo in campo Cuppone. Fallo laterale già effettuato dalla Ternana che ora prova a costruire da basso. A vuoto Polito favorisce Furlan che va in profondità, ottima diagonale difensiva di Konaté. La Casertana deve stare attenta a queste palle, non deve sbagliare nulla perché sta pressando veramente forte e qualche piccolo errore potrebbe costargli molto caro. Per la terza volta deve interrompere il gioco il direttore di gara perché è a terra Vincenzo Polito.
l'allenatore della Casertana deve essere molto molto contento, ha preparato la gara nel migliore dei modi, i giocatori stanno facendo tutto quello che lui credo gli abbia chiesto e fino adesso è un buon momento per loro. Si è fermato dopo questo scatto toccandosi la coscia sinistra, se non vado errato. Autorizzato l'ingresso in campo del medico sociale della Casertana. Problema muscolare per Pulito. Credo che faccia fatica a rientrare perché sa quello che ho visto bene, ha mimato che dietro si è attirato, quindi credo che si sia stirato. Eccolo accompagnato fuori dal campo, nuovamente in inferiorità numerica la Casertana in attesa di informazioni sulle condizioni di Polito. No, credo che il gluteo è la parte superiore della gamba. Problema di lettura su questo pallone alto per Boben. Rimane in possesso però la Ternana che non riesce ad attaccare la porta di Avella. Ci prova ora Faglietti che serve Proietti, il quale ha tentato la conclusione rasoterra, un flipper stava per favorire gli attaccanti della Ternana che ora si deve abbassare, scappare all'indietro per coprire la ripartenza di Cuppone, il quale probabilmente ha toccato il pallone con la mano. La Casertana quando parte riparte molto bene, eh? I primi passaggi sono sempre verticali sul primo uomo, questo è un brutto fallo, e infatti, scatta il cartellino giallo, primo giocatore a finire sul taccuino dei cattivi, Santoro, dato direttamente sulla gamba, questo è un brutto fallo, poteva fargli anche male. Parla con il signor Pasciucu, il regista della Casertana, che era in netto ritardo rispetto al trequartista rosso-verde. Netto il fallo commesso. Adesso la partita un po' è cambiata, il dominio della Casertana si è un po' rallentato, è salito un pochino la Ternana. Raicevic addomestica un buon pallone, Furlan, il vantaggio della Ternana, la fiammata degli Umbri al 27esimo minuto di gioco, sbloccano il match passando in vantaggio con Federico Furlan per il capitano della Ternana, è il sesto gol quest'anno in campionato. Questa è la squadra forte, questa è la capolista, ha subito la pressione, la grande pressione della Casertana, però come dicevo prima, quanto poteva durare questa pressione? Stavano giocando a ritmi altissimi e come dicevo non potevano sbagliare nulla, appena hanno rallentato, non hanno più pressato, hanno lasciato libertà ai giocatori della Ternana di calciare in porta e la superiorità tecnica poi si è vista. Le reazioni della panchina, Guidi ovviamente sconsolato perché aveva visto i suoi comunque nella prima parte di gioco avere il predominio, Lucarelli invece era stato calmo, le mani tra i capelli in alcuni casi, poi al gol si è girato verso la panchina sorridendo, quasi a dire che alla fine la soluzione si trova sempre. Certo, la soluzione la trova sempre perché ha una corazzata, non ha mai perso fino a 23 giornate, sa, conosce i propri giocatori e aspettava solamente il momento che tornassero a fare quello che hanno sempre fatto. Eccolo il gol che ci viene riproposto dal nostro regista Roberto Gambuti, conclusione da fuori area di Faglietti, respinta da Avella. Velocissimo è arrivato Furlan, ha bruciato tutti gli avversari. Adesso la partita cambia, Adesso la Ternana sta salendo in cattedra e sta spingendo molto e hanno preso di nuovo convinzione. Vediamo la Casertana se saprà
riaccendersi di nuovo come prima. La rimessa effettuata da Avella in favore di Konaté. Sembra troppo isolato davanti Cuppone. Ma è stato un passaggio lungo, l'attaccante non ha dettato il passaggio da quello che ho visto. Il difensore ha tirato nello spazio vuoto, ma l'attaccante non ha dettato il passaggio, qui si è andato in un secondo momento. Si sono ricompattati, adesso hanno preso convinzione, hanno cominciato a fare le cose che sanno fare e stanno spingendo come gli chiedeva il proprio allenatore. E naturalmente ora questo vantaggio cambia l'inerzia della gara. L'intervento irregolare su Proietti da parte di Zillo. Alla Casertana non deve abbattersi, perché fino adesso ha fatto bene, ha preso gol e ci poteva stare da una squadra così forte, ma deve continuare a pressare fin quando ne ha, deve cominciare a continuare a giocare, e perché ha creato dei problemi alla Ternana fin qui. Il cross, Partipilo controlla di petto sul primo palo, brucia Avella e raddoppia per la Ternana Anthony Partipilo. In 2 minuti 2 gol per la squadra di Cristiano Lucarelli, 10° gol quest'anno in campionato per Anthony Partipilo. Il festeggiamento dei giocatori della Ternana. Nell'undicesimo gol, se non sbaglio, per Partipilo. L'undicesimo gol è stato un grandissimo gol, ha fatto uno stop a rientrare e ha tirato sul primo palo dove il portiere non se la poteva aspettare. Però i gol vanno fatti, è stato anche bravo, ma fortunato che è passato in mezzo alle gambe del difensore, se non sbaglio, ok. E la superiorità tecnica comunque poi alla fine si sente e poi viene fuori alla lunga. Guidi decisamente incredulo, ha scosso la testa come a dire ma come un 1-2 così, e aveva chiesto ai suoi di appunto di non perdere la concentrazione, di non abbattersi, mentre Lucarelli continua appunto a essere tranquillo, non ha nemmeno festeggiato così tanto, sempre braccia conserte, continua a camminare lungo la linea dell'area tecnica. Ma la differenza l'abbiamo detta, la Casertana gioca bene, veniva da un buon momento, ma subisce troppi gol. Infatti nei momenti topici la Ternana ha fatto quello che sa fare. La Casertana, scusatemi, subisce troppi gol, gioca bene, tutti propositivi, pressano, però in fase difensiva peccano leggermente. Cartellino giallo ora anche per Palumbo. Non sono d'accordo con il signor Pasciuku. I giocatori della Ternana che vanno a protestare con il direttore di gara. Devono sfruttare questa occasione, anche questa punizione è lontanissima dalla porta avversaria, però sicuramente avranno degli schemi, avranno provato qualcosa di particolare, di diverso, e devono cercare di sfruttare per accorciare le distanze. Dalle immagini che abbiamo rivisto è entrato con molta decisione Palumbo, però a noi sembrava che avesse colpito nettamente il pallone, che infatti ha cambiato traiettoria. Lucarelli ha richiamato il suo uomo alla calma e detto se hai sbagliato lascia stare, temendo appunto qualcosa di peggio da parte dell'arbitro. Ha ragione, il mister ha ragione, però lui lo sa, quando si è in campo poi è difficile la trattenersi. Punizione, il colpo di testa con palla che finisce sul fondo. Non è stata sfruttata al meglio secondo me questa palla, è stata buttata nell'area di rigore sperando che poteva succedere qualcosa. Si poteva fare molto molto meglio secondo me. Servito dietro Pulito che appoggia su Avella. Hanno perso un po' di convinzione, perché 1-2 così è una batosta che non è facile a livello mentale.
Proietti con Tech, evita Cuppone, il rilancio però è sbagliato direttamente oltre la linea laterale. Indicazioni di Lucarelli ai suoi. Questa è stata una palla gestita male dalla Ternana, poteva andare direttamente al portiere per ripartire e cambiare gioco dall'altra parte. Hanno perso una brutta palla secondo me. C'è Lucarelli, ecco, che sta chiedendo proprio questo, un'immediata pressione. Retropassaggio di Del Grosso, deve giocare con i piedi, lo fa senza rischiare Avella. Cuppone troppo isolato davanti. Non riescono ad avere più profondità, la Casertana non riesce più ad avere la profondità che aveva inizialmente, perché poi forse i giocatori della Ternana hanno preso le contromisure e quindi riescono più a tamponare le folate della Casertana. Casertana padrona del campo, ora naturalmente vengono fuori anche le qualità tecniche dei giocatori di Lucarelli. Intervento di Boben ad anticipare Cuppone direttamente in fallo laterale, si incarica della rimessa con le mani Del Grosso. Lunga militanza nell'Ascoli da parte Cristiano Del Grosso, l'intervento irregolare su Konaté, calcio di punizione per la Casertana battuta da Santoro. Queste palle lunghe andavano bene all'inizio, che la Ternana non si era ancora assestata, ma adesso credo che dovrebbero cambiare un po' tattica, non servono a nulla buttare quelle palle in avanti perché sono facile gioco dei difensori della Ternana. Deve rimodulare la strategia ora Federico Guidi. Sì, dopo il 2-0 aveva preparata molto bene inizialmente, però bisognava tenere quei ritmi alti, non era semplice. Poi bisogna fare anche conti con i giocatori della Ternana. E infatti hanno fatto sempre l'avversario. Hanno fatto due prodezze e hanno ribaltato la situazione. Furlan, il velo, credeva fosse molto più avanzato Frascatore. Palla che sfila sul fondo, la rimessa già effettuata da Avella su Konaté, va in appoggio Santoro, lo scambio tra i due. Vincenzo Polito fermato in fallo laterale. Questa sera in sostituzione di Aziusmanovic, serata non facile per il figlio dell'attuale direttore sportivo dell'Ascoli, Ciro Polito. Che ora va a fermare l'iniziativa di Palumbo e si propone anche per la ripartenza. Su di lui ottima la chiusura di Contec. Certo che Faletti tecnicamente è bellissimo vederlo giocare, ha delle movenze quando ha la palla fra i piedi, tecnica davvero pura. Davvero sudamericano. Bello, bello da vedere. Poi anche pratico, perché poi ha fatto 11 gol, non è solo giochi di classe, è anche incisivo. Colpo di tacco di Zillo proprio per evitare la pressione di Faglietti, il lancio lungo di Del Grosso ancora una volta inutile. Come ti dicevo, devono cambiare tattica, adesso questa qua andava bene all'inizio della partita, ma adesso devono trovare qualcosa di diverso per poter farmare alla Ternana. Il rilancio di Giannarilli, il controllo di Del Grosso. Ripeto, Turchetta, poi Cuppone, verticalizzazione a metà strada fra Turchetta e Rosso. Errore da parte di Icardi, ma buona l'intenzione. Ma era una buona triangolazione. Purtroppo ha dato la palla in profondità in una zona dove non poteva far male alla Ternana, anche se avesse preso il pallone era fuori dalla linea di porta. Infatti dalla panchina della Casertana sono arrivati comunque gli applausi all'iniziativa, proprio come segnale un po' di una piccola scossa. Per recuperare autostima, l'1-2 della Ternana è stato veramente devastante. Fermato vicino alla linea di fondo campo Polito. Rimane però in zona d'attacco la Casertana, che arriva in area di rigore. Cuppone fermato Simone Rosso tempestivamente da Anthony Partipilo in
in un ruolo per lui anomalo, quello di difensore centrale in questa fase di gioco. Si è venuto a trovare lì ed è stato provvidenziale, perché il movimento che stava facendo il giocatore della Casertana lo poteva liberare al tiro. Ci provano però, ci provano, cercano di fare il massimo delle loro possibilità, comunque creano dei pericoli alla Ternana, che a livello tecnico è superiore, la differenza è quella. Ternana, quando va avanti con i propri giocatori, in due o tre azioni ha ribaltato la situazione, la differenza è quella. Però come gioco, come temperamento, come voglia di giocare, tanto di cappello alla Casertana in questo momento. Altra iniziativa degli ospiti, difesa piazzata e bloccata dietro quella di Cristiano Lucarelli, non si fa sorprendere. Intervento, diciamo, irregolare di Izzillo. Ha preso un fallo di mestiere, come si suol dire, è una situazione critica, andava verso l'esterno del campo, è stato bravo a farsi far fallo, così rifiata, si riposizionano e passano i minuti. E si rialza ora Furlan, capitano della Ternana e autore del primo dei due gol che stanno tenendo in doppio vantaggio la Ternana in casa sulla Casertana nel posticipo della 23esima giornata del campionato di Serie C per quanto riguarda il girone C. Intanto Santoro domestica un pallone non facile. Ha provato la giocata di prima intenzione Icardi. Lì il difensore centrale della Ternana ha dato una palla a Faletti, alta, morbida, è facile prendere il difensore centrale. La palla deve essere data più tesa addosso a un giocatore tecnico, non alta. Intanto Proietti per Laverone. Konaté attaccato da Faletti che gli ruba palla. La serve a Furlan che rientra sul destro. Tre uomini su di lui, riesce ad evitare la gabbia, mantiene il possesso la Ternana e attende l'invinzione di Faglietti che ha visto Frascatore sulla corsia laterale, va a guadagnare l'angolo, intercettato il cross da Polito. È stata un'azione importante, secondo me dovevano velocizzare l'ultimo passaggio, arrivata la palla sulla fascia doveva subito metterla in mezzo invece di aspettare di crossare. Non riesce a sfruttare in prima battuta il corner la Ternana e poi spreca una palla ghiottissima per il Tris con Tech. Questa è stata una palla bellissima da messa in mezzo, poteva fare molto ma molto meglio, si è mangiato il terzo gol e è un peccato perché comunque hanno fatto una bella azione. Cross dalla tre quarti di Laverone a rientrare. Lasciato completamente libero in area di rigore con Tech. Non ha avuto precisione. Si lamenta ora Proietti per un presunto fallo di mano sulla sua conclusione. Buono il servizio da parte di Simone Rosso. Questa palla non andava calciata col piede destro, andava anticipata o di testa o portata avanti col petto e poi concludere a rete. È stata una bellissima azione. La Casertana quando riparte in contropiede riparte molto molto bene, verticalizza subito con l'uomo più lontano e così mette in difficoltà spesso la compagine Ternana. Comunque si gioca a viso aperto, palla da una parte dall'altra. Saranno 2 minuti di recupero. Due grandi occasioni sprecate, una per parte, prima Contec di testa, poi Cuppone da solo nell'area piccola. Non so qual era la palla più facile, io credo quella di testa, credo era molto più facile della seconda. Parti Pilo, colpo di testa di Santoro. Quello di Cuppone, l'anticipo di Laverone su Turchetta direttamente in fallo laterale. Konaté trova la collaborazione di Izzillo, poi
del grosso è andato a dare manforte a Icardi. Simone Rosso, il destro praticamente da fermo. Era difficile far gol perché ha tirato praticamente da fermo e la palla se l'è trovata sotto al proprio corpo e ha dovuto girarla velocemente. Non aveva grande forza questa palla. Guidi soddisfatto perché vede nei suoi, insomma, una reazione, sia questa azione, quella precedente, mentre Lucarelli ha guardato il cronometro, l'orologio, come per dire chiudiamo subito questo primo tempo sul 2-0. Sì, ha ragione, la Casertana sta facendo bene, però quando ti capita con l'occasione davanti alla porta devi cercare di buttarla dentro, così riapri la partita, perché non buttandola dentro dai sempre possibilità alla capolista di fare gol e tu sai che possono far gol in qualunque momento, e se fanno il 3-0 la partita è praticamente chiusa. Il cross ribattuto da Carillo, di Laverone, controllo di Turchetta che favorisce Proietti in fallo laterale. Siamo ad un passo dal 45esimo, eccolo il tabellone luminoso che conferma 2 minuti di recupero per questa prima frazione, come ci aveva anticipato da bordo campo Alessandro Pirozzi. Izzillo, Icardi, lo scambio con Del Grosso, nuovamente Izzillo, carica il destro che viene deviato Simone Rosso. Sì, è un momento della partita che appena la Ternana molla un pochino la Casertana si riaffaccia avanti, appena la Ternana accelera un po', schiaccia il pedale dell'acceleratore, trova i gol e ridimensiona la Casertana, però che ci prova e non molla. Palla in angolo dentro i saltatori della Casertana, battuto il corner, il colpo di testa vincente di Dramane Konaté, gara che in qualche modo viene riaperta dalla Casertana prima del riposo. Sì, hanno trovato un bel gol, poi i gol spesso arrivano quando c'è un errore, l'errore dell'avversario, credo qui abbia sbagliato il portiere e hanno trovato il 2-1 che per loro dà tantissimo coraggio per il secondo tempo. Lucarelli l'aveva visto un po' nei suoi, insomma, li aveva visto in questi ultimi minuti un po' non deconcentrati, ma non più con la stessa verve agonistica, mentre invece Guidi è questo che voleva, riuscire a segnare per riaprire la partita. Sì, il filo della partita è questa, sappiamo che di fronte c'è la Ternana che è la squadra più forte sicuramente, però oggi non sta facendo quello che sa sempre fare la squadra più forte. La Casertana è scesa in campo convinta di poter far male alla Ternana e in qualche modo c'è riuscita, anche se sta perdendo per 2-1. Primo gol in questo campionato per Dramane Konaté, ragazzo della Costa d'Avorio del 94, cresciuto nell'Empoli. Questa è stata l'ultima azione del primo tempo, intervento irregolare di Cuppone ai danni di Contec, poi è arrivato il duplice fischio del direttore di gara che manda le squadre negli spogliatoi, si va dunque al riposo sul 2-1 per la Ternana, un 1-2 terribile quello assestato dai padroni di casa nei confronti di una buona Casertana, almeno fino al 27esimo quando è arrivato il gol del vantaggio di Furlan, 2 minuti dopo il raddoppio di Partipilo e al 46esimo il 2-1 di Konaté, subito a bordo campo da Alessandro Pirozzi. Sì, siamo con Furlan, avete sofferto all'inizio, poi l'1-2 e questo gol alla fine che riapre comunque la partita, una partita difficile. Sì, dobbiamo cercare di chiuderla subito, il prima possibile, perché sono una squadra molto difficile da affrontare, sono in un ottimo stato di forma, quindi ecco, dobbiamo fare il terzo gol a tutti i costi. Siete sembrati un po' timidi all'inizio. Sì, loro comunque hanno grande, palleggiano molto bene, vengono fuori molto bene dalla difesa e poi cercano questa palla in profondità, quindi dobbiamo stare molto attenti perché arrivano a 5 vittorie. Cosa serve nel secondo tempo? No, serve più cinismo e sfruttare al massimo gli episodi che ci verranno dati fuori. Grazie. Grazie. Linea alla pubblicità ora. Non rischiare di rimanere in inferiorità numerica, ha preferito cambiarlo. Oltretutto lo ha fatto
Nell'intervallo Cristiano Lucarelli in questo modo mantiene anche uno slot, una pausa a disposizione per effettuare in modo differenziato e diversificato i cambi nel secondo tempo. Ricordiamo, sono 5 in totale le sostituzioni a disposizione, con 3 pause nelle quali effettuare i cambi. L'intervallo invece non viene considerato pausa. Per la seconda volta è stato fatto un lancio lungo dalla metà campo della Ternana e ha preso la palla 2 volte da solo un giocatore della Ternana, stoppandolo di petto. Non so se hanno cambiato tattica di gioco rispetto al primo tempo, quelli della Casertana, perché non hanno pressato questo lancio per ben 2 volte. L'autore del gol della Casertana sul pallone, Dramane Konaté, lascia l'incarico della battuta di questo calcio di punizione al portiere Avella, che va a cercare la testa di Cuppone, che stacca in anticipo cercando a sua volta di disorientare Kontek, il quale non si è fatto sorprendere dall'avversario. Si lamenta invece Faglietti con il direttore di gara perché Izzillo ha trattenuto la palla dopo il fischio del signor Pasciuco. Una palla lunga lanciata da portiere fortissima in mezzo all'area della Ternana, secondo me ha poco senso, infatti è stata presa da un centrale difensivo della Ternana. Non era meglio continuare a giocare come hanno fatto fino adesso al primo tempo? Se cominciano a lanciare palle lunghe, credo che non avranno più l'incisività che avevano al primo tempo. Intanto Santoro si è abbassato a fare il difensore centrale, lui che è il regista della squadra, proprio per cercare di costruire dal basso la manovra della Casertana, che ora riesce a superare la linea di metà campo. Si è ben riposizionata con le due linee però la Ternana. Ma si è riposizionata nelle due linee perché secondo me ha sbagliato a dare la palla, invece di darla in profondità largo a sinistra l'ha data a centrocampo al proprio compagno. E qui rischia, se indovina l'angolo qui rischia, eccolo qui. Raicevic per Faglietti che evita del grosso e mette nelle condizioni di andare a segno Anthony Partipilo, doppietta per lui, 3-1 Ternana. Bellissima azione, bel gol di Anthony Partipilo, palla nel 7 con il sinistro per questo ragazzo barese, classe 94, cresciuto nel Bari. Questa è stata una grandissima azione, un grandissimo gol, un grandissimo lavoro di Paletti e poi anche un grandissimo gol con apertura di Piattone. Però i gol non nascono mai per caso, come ti dicevo prima la Casertana ha sbagliato secondo me nella impostazione del gioco precedente, invece di allargare largo sulla fascia al proprio compagno l'ha allargato di piatto, una palla piatta al compagno e ha perso palle e loro sono partiti in contropiede. Tutta la delusione di Guidi che aveva immaginato un inizio di secondo tempo totalmente diverso, visto che i suoi erano ripartiti abbastanza bene, mentre invece dall'altro lato da contraltare la tranquillità come al solito di Lucarelli. Sì, la Ternana quando va vicino alla porta avversaria fa le cose fatte bene, sono giocatori tecnici che hanno il gol nel sangue e sono abituati a fare gol, quindi quando arrivano davanti alla porta sanno sempre cosa fare, sanno quando dosare il pallone, con che forza darlo e per poter tirare in porta. Questa è la differenza tra le due squadre. Deve giocare con i piedi, Avella lo fa con grande tranquillità nonostante stessi arrivando in velocità Raicevic. Però la Casertana non deve mollare perché per carità quando subisci gol subisci mentalmente, però devi continuare a giocare perché tanto stai di fronte alla capolista e sai che hanno qualcosa in più di te, ma questo lo devono sempre dimostrare sul campo, quindi devono continuare a metterci il cuore che ci hanno messo fino adesso. Rosso mezzo a 3 avversari, gestisce bene il possesso, il traversone dalla tre quarti di Del Grosso intercettato, ribattuto in fallo laterale, si incarica della rimessa lo stesso laterale sinistro della formazione di Guidi. L'apertura ora
per Pulito, che aveva provato ad innescare Rosso in area di rigore. Si è chiusa bene la Ternana, le indicazioni da parte di Federico Guidi. Deve fare qualche cambio, adesso non so in quale parte del campo vorrà cambiare, vorrà provare a fare qualcosa di più per poter mettere in difficoltà la Ternana, il mister della Casertana. Gioco fermo, intanto è intervenuto il signor Basciucu per questo tocco da dietro nei confronti di Cuppone. Lo ripeto sempre, queste sono occasioni che devono essere sfruttate al meglio. Le indicazioni ai compagni da parte di Anthony Iannarilli. Santoro pronto alla battuta con il destro, si allontana Rosso, seguito da Faglietti, il pallone in area per Carillo, non era facile, ha saltato all'indietro. Sì, era una buona palla, forte ma non fortissima, però lui è andato a staccare andando all'indietro, quindi difficilmente avrebbe potuto dare forza al pallone. Palla che ha oltrepassato la traversa battezzata fuori da Iannarilli. Furlan vede la sovrapposizione ora di Frascatore, non riesce ad evitare l'angolo Vincenzo Polito. Che su quella punizione lì, invece di crostare, a uscire, gli avrebbe crostato verso la porta del portiere. Uno tira forte, qualcuno può deviarla, può mettere in difficoltà il portiere. Messa così una palla all'indietro, difficilmente può trovare qualcuno che possa far gol. Dalla bandierina Furlan, dentro i saltatori della formazione di Cristiano Lucarelli. Marca a zona la Casertana, il pallone veloce, molto alto, impossibile raggiungerlo per i compagni, traiettoria arcuata che finisce sul fondo dall'altra parte. Sì, non calciata benissimo, un po' troppo lunga, non so se era uno schema, stavano provando qualcosa che avevano provato in settimana, però è calciata un pochino troppo lunga. Il tocco di Polito era arretrato rispetto alla traiettoria del passaggio Icardi, il controllo da parte di Santoro, si lamentano i giocatori della Ternana perché ritenevano fosse stato con un braccio. Non capisco il lamento corale di tutti, c'è una palla, c'è l'arbitro, si lamentano tutti, pensate, tanto c'è un arbitro e decide lui quello che sarà. Sì, Lucarelli sta continuando a farlo, anche l'ha fatto per un attimo anche con il quarto uomo. Vantaggio 3-1 al 54esimo minuto di gioco. Cristiano Lucarelli. Bisogna anche dire, noi siamo al di fuori, loro sono in campo, sentono la partita e quindi hanno un aspetto diverso dal nostro. Continua a viverla con grande tensione, naturalmente cerca di trasmettere anche ai propri giocatori la tensione positiva, cioè quella che ti fa mantenere alta l'attenzione. Il temperamento non gli mancava da giocatore, no. Non gli mancherà anche da allenatore, quindi credo che trasmetterà questo aspetto ai propri giocatori. Sì, diciamo che visto dalla panchina, se vi posso dire la mia, è abbastanza, cioè gli passa tutto questo ma anche con modi abbastanza tranquilli, cioè non è uno che si agita particolarmente, ma il carisma si fa sentire anche con poche parole. Ma adesso è diventato allenatore, non è più giocatore, quindi deve dare l'esempio ai propri giocatori anche mantenendo temperamento. Beh sì, per come ce lo ricordavamo in campo era sì, diverso. Per quello, sì. Konaté per Izillo, che non trova compagni smarcati davanti ma trova sempre la collaborazione del regista Santoro.
però se guardiamo all'inizio della partita la Ternana aspetta, non fa gioco, aspetta la giocata della Casertana e parte in contropiede con le qualità tecniche, poi sbagliano poco quando vanno in su davanti in contropiede, però non fa il gioco, non vuole dire sono io la più forte, sono la capolista e ti presto e ti metto sotto, aspetta le giocate e riparte. Al limite dell'area viene fermato proprio mentre stava per entrare Raicevic. Questa è la situazione che aveva ripiegato a dare manforte ai propri compagni, il pallone troppo profondo da parte di Anthony Partipilo per Faglietti. Sì, applausi per lui dalla panchina che ha lanciato l'azione con una bellissima apertura e poi era andato al centro per riprendere, diciamo, l'1-2 lungo. Ma adesso ha sbagliato quella palla che voleva dare ad esterno lungo al proprio compagno. L'ha colpita male e è andato in mano al portiere. Cuppone, aggancio in area di rigore avversaria, pallone che rimane vivo per la Casertana che poi spreca nella conclusione da lontano con Izzillo. Sono vivi però, sono vivi, ribattono colpo su colpo, se la Ternana attacca loro ripartono e cercano di attaccare, non sono stanno perdendo 3-1 ma sono ancora lì, sono ancora sul pezzo come si suol dire. Rilancio di Kontek per Raicevic, lasciato libero di andare a raccogliere questo pallone. Sì, è una tattica, Conte non va ad attaccarlo perché tanto dice si trova lontano dalla mia porta, la stoppa e riparte, ma non so quanto faccia bene a fare questa tattica, perché se riesce a indovinare il compagno di fronte a lui che lancia un compagno che parte dalle sue spalle è un pericolo Eccolo che parte Raicevic, va a firmare il poker. Linea difensiva della Casertana praticamente ferma e arriva il 4-1 della Ternana, firmato dal montenegrino di passaporto serbo Filip Raicevic, terzo gol per lui quest'anno in campionato. Grande taglio dietro al difensore, il difensore non l'ha visto, doveva seguire il proprio compagno. La Ternana quando parte, come ho detto, fa le cose fatte bene, danno la palla giusta ai propri compagni, sono più tecnici, sono abituati a fare gol e sono giocatori di categoria superiore, in questo campionato stanno facendo davvero bene quest'anno, sono in convinzione e è un'annata splendida per tutto il gruppo. La reazione di Guidi, ha parlato con il suo secondo e probabilmente ora farà dei cambi per cercare un po' di arginare, in previsione 3 cambi. Adesso non è facile capire cosa fare, o mantenere questo risultato o continuare ad attaccare, ma se attacchi rischi che la Ternana ti possa fare altri gol, è una situazione difficile. In grande difficoltà ora la Casertana di Federico Guidi. Alla fine sono venuti fuori i valori delle due squadre. Ti avevo detto all'inizio quanto può durare la pressione della Casertana, infatti è durata 20 minuti, 25 minuti. Conclusione di Kontek, non molto convinto dal limite dell'area, palla che finisce lontanissima dallo specchio della porta di Avella che ora rimette in gioco il pallone. Non so se hanno preparato la partita in questa maniera la Ternana, non so se mister Lucarelli ha preparato in questa maniera, che ha voluto proprio far giocare la Casertana sapendo che sarebbero venuti qui a pressare e loro potevano ripartire, chissà. Ci mette anche quel pizzico di sana aggressività, di sano agonismo ora la Ternana per non lasciar giocare tranquilli i ragazzi di Guidi. Casertana che comunque prova a fare il suo di gioco. Sì, la Ternana è un controllo totale sulla partita, sa quando accelerare, sa quando rallentare il gioco, sa quando puntare verso la porta, sa quando passare al portiere, è un controllo totale. Diventa una partita molto molto difficile per la Casertana.
La Casertana sta preparando 4 cambi. Sì, il mister prova con questi cambi a cambiare l'inerzia della partita, non per il risultato finale sicuramente, però per continuare a tenere vivo il gioco della squadra a livello mentale e per non rischiare il tracollo totale. La partenza in posizione di offside da parte di Faglietti, si è alzata la bandierina del secondo assistente Spataru. Pulito, Icardi, Konaté, Izillo, detta il passaggio Pulito, di facile lettura però per i difensori della Ternana, viene toccato poi sul piede d'appoggio Cuppone, lascia giocare il signor Pasciuco. Faglietti, Raicevic. Calma Frascatore per Furlan. Fallo di frustrazione su di lui da parte di Simone Rosso. Autorizzati i cambi. Vediamo in che ruoli vengono messi e cosa ha pensato per arginare questo momento l'allenatore della Casertana. Matese dunque in campo al posto di Icardi. Questo il primo cambio. E c'è il numero 25, Cuppone per il numero 19. Fuori Cuppone, dentro il nuovo entrato Matos. E c'è il numero 31 nella Casertana, Del Grosso. Entra il numero 32 Rullo. Fuori Del Grosso, dentro Francesco Rillo. In campo con il numero 28 De Luca, al posto del numero 20 Turchetta. De Luca con il numero 28 al posto di Gianluca Turchetta. Il numero 17, Cesar Folletti. Cambio anche nella Ternana. Un po' di riposo per Faglietti, lo conserva in vista delle prossime sfide Cristiano Lucarelli, che gli dà il 5 e dentro al suo posto Diego Peralta. Sicuramente ci sono tantissime partite, quindi quando il risultato ormai è assicurato è meglio far riposare e far ripiatare per le prossime gare che gli aspettano. Sì, un 5 ben assestato, insomma, un 5 di Lucarelli, amichevole ma ben assestato sul collo. Lo ha preso sicuramente con il sorriso. Sì, era. Però per dirvi che insomma la mano di Lucarelli è bella pesante. Questo fallo sicuramente non c'era. È andato sulla palla, però dopo il pallone ha preso anche la gamba dell'avversario e l'arbitro ha fischiato fallo. Conate per Carillo, sale palla al piede il capitano della Casertana, che poi torna dal compagno, la verticalizzazione in mezzo al campo per Rosso. Anticipo di Matese, il retropassaggio di Santoro, deve giocare con i piedi a Vella, lo fa appoggiando su Carillo. Casertana che arriva ora al limite dell'area della Ternana, effettuato il traversone di testa, il pallone messo fuori,
hanno fatto una buona azione, ma alla fine non riescono a essere incisivi quando arrivano oltre la linea di centrocampo. Le trame sono buone, arrivano fino a lì, poi la conclusione in rete è sempre o sbagliata o troppo con poca convinzione. Rajcevic, troppo macchinoso, favorisce l'anticipo di Santoro. Va a fare pressing praticamente da solo sul fronte d'attacco Furlan. Dal limite la conclusione violenta a fil di palo con Iannarilli che era sulla traiettoria. È stata una bella azione, veloce. Questo è stato un gran tiro, è andato fuori di poco. Se avesse preso la porta non so se Iannarilli sarebbe potuto arrivare sulla palla. Bella azione comunque. Ora naturalmente cerca di abbassare un po' il ritmo la Ternana. Sì, è in controllo totale, è in controllo totale. Se accelerano sanno che possono arrivare in porta, non dico facilmente, comunque riescono con delle trame ad arrivare in porta. Come in questa occasione, guarda. E va alla conclusione senza riuscire a trovare lo specchio. Frascatore, palla che era rimasta però nel box della Casertana, non è riuscita la squadra di Lucarelli a trasformare questa possibilità nel quinto gol. Però Rajcevic dialoga con Frascatore con una disinvoltura, una tranquillità che soltanto le squadre di altissima classifica e che in partita sono in vantaggio, come la Ternana questa sera 4-1 sulla Casertana, possono permettersi di fare. Come ti dicevo, se vogliono arrivano in porta con 3-4 passaggi e l'hanno dimostrato, però poi non devono esagerare, perché ho visto un disimpegno del centrocampista della Ternana. Se giocano più facile possibile credo che abbiano risultati maggiori. Lui ha voluto esagerare, ha fatto tutto bene, poteva appoggiare la palla a compagno esternamente, ha voluto esagerare, entrare in porta col pallone, è stato fermato. Rimessa in favore della Ternana con Frascatore, si fa vedere Proietti, lo scambio tra i due con Tecca. Non rischia su Iannarilli, poi Frascatore di testa, pallone recuperato dalla Casertana con Matese, poi Pacilli non è riuscito a mantenere il possesso. Usciranno Rajcevic e Proietto. Proietti, scusatemi. L'uscita bassa da parte di Avella, efficace. La Ternana gioca di rimessa, aspetta che la Casertana gioca e riparte perché ha più spazi davanti a sé. Le doti tecniche dei propri giocatori, riesce a avere delle trame veloci e precise per poterli poi farli male. Questa poi ha dimostrato il risultato finale. Furlan da solo, la gabbia su di lui, non lo aiutano i compagni. Fermato Pacilli da Frascatore, poi Santoro. Ma Furlan in quell'occasione era da solo, era inutile portare palla per 50 metri, andare a imbottigliarsi in una zona di campo che non c'era nessun compagno. Era meglio tenere palla, fraseggiare e aspettare che saliva tutta la squadra.
Pacilli, guarda in mezzo, va a effettuare il cross, pallone che sorprende anche stesso Rosso, che se l'è trovato in area di rigore praticamente in testa. Inutile lo scatto di Raicevic, palla direttamente in fallo laterale, è il momento dei cambi per la Ternana. Entreranno Paghera e Ferrante. La Ternana sostituisce il numero 8 Mattia Proietti con il numero 20 Fabrizio Paghera. Inoltre sostituisce il numero 23 Filip Raicevic con il numero 9 Alexis Ferrante. Cambi naturali. Adesso è giusto far rifiatare un po' tutti, far giocare anche chi è in panchina per trovare minutaggio, per trovare convinzione, per trovare gol, perché gli spazi se ne sono tanti e possono far bene anche loro. Tocca il suo primo pallone Alexis Ferrante. Ma in quell'occasione invece di puntare verso la porta non è meglio tenere la palla, cercare di far uscire la Casertana che era tutta schiacciata nella propria area di rigore. Si tiene la palla, si cerca di tornare indietro, si cerca di farli uscire per poi ripartire dietro le loro spalle. Dalla panchina della Casertana comunque si sprona la propria squadra a tenere comunque alta la concentrazione nonostante il risultato. Sì, la difficoltà è quella, vinci 4-1, mi rilasso e do la possibilità agli altri di, non dico di riaprire la partita, però di farmi un gol e che può cambiare mentalmente la situazione. Però la Ternana è come è successo in questa occasione. Va a guadagnare il fallo laterale Pacilli, rimane in zona d'attacco la Casertana. Situazione complicata per Pacilli, prova a venirne fuori chiedendo collaborazione. In questa situazione ha Pulito, che è stato sorpreso dal passaggio del compagno, ora è lui che va a fare pressing su Frascatore, di testa con a te Santoro. Carillo tende il movimento di Rillo, poi non si fida. Vedi, fino a questo punto arrivano bene, fraseggiano bene, toccano la palla, si muovono, fanno tutto quello che devono fare nel migliore dei modi. I problemi arrivano quando arrivano a questo punto del campo. Merito naturalmente anche della Ternana. Sicuramente, merito della Ternana. Loro hanno perso un pochino di brillantezza iniziale, sia a livello mentale che a livello fisico, e si fermano lì. Santoro per Rillo. Il rilancio nella zona di Ferrante, che non va però a sprecare energie in pressing da solo sui difensori della Casertana, che sale ora con a te. Era una palla difficile da stoppare, ci voleva subito l'uomo a ridosso che potesse toccare la palla di prima all'indietro. Una palla forte addosso col difensore che ti pressa, ci vuole veramente tanto tanto per poterla prendere. Chiede scusa ai compagni, ha preteso troppo qui dalle proprie capacità. Ci ha provato. Anthony Partipilo. Oggi è in giornata, ci ha provato, ci poteva stare. Già una doppietta per lui. Ha firmato il secondo e il terzo gol della Ternana, che sta vincendo 4-1 sulla Casertana.
Konaté, autore dell'unico gol segnato dai campani questa fisicamente sera. È una forza, quando ha il pallone fra i piedi è difficile togliela, Konaté. Il controllo di Polito, va all'uno contro uno, il traversone basso intercettato nell'area piccola, evitato anche l'angolo da Frascatore. Furlan di mestiere si fa fare fallo, te lo stavo dicendo, un'altra falla di mestiere proprio nel momento giusto, al posto giusto per far rifiatare di nuovo i compagni. Giocatori di esperienza e di qualità fanno anche questo. Come avete detto voi, Guidi soddisfatto dell'uscita palla dalla loro rimessa, però superato il centrocampo sembra sempre che manchi il passaggio buono e filtrante, quindi si chiede questo. Sì, ma se andiamo a rivedere le statistiche della Casertana, balzano all'occhio, prendono tanti gol, fanno pochi gol, giocano bene, si impegnano, va tutto bene, però purtroppo c'è questa pecca di subire troppi gol e bisogna lavorare più su quello. Riceve palla Izzillo dietro Santoro, si schiaccia spesso sulla linea dei difensori, l'intervento irregolare su Francesco Rillo. Uscirà Frascatore, entrerà Mammarella. Mammarella va per i 39 anni, non ce lo dimentichiamo, giocatore d'esperienza, bravo Carlo, specialista sui calci di punizione, bravo. Vedi la Ternana qui riesce a giocare, detta i tempi delle giocate, rallenta, può aumentare, sa quando andare dentro, adesso hanno fraseggiato per poter uscire da questa situazione. Si accentra Furlan, cambia gioco dall'altra parte per Paghera, e ancora a terra Furlan, pallone messo in fallo laterale proprio per permettere al direttore di gara di andare a verificare le condizioni del capitano della Ternana. Intanto fa prima il cambio la Casertana, entrerà a lungo. La Casertana sostituisce il numero 11 Rosso con il numero 33 Longo. Eccolo in campo Sebastiano Longo, ragazzo di Barcellona Pozzo di Gotto, cresciuto nel Messina, classe 98, ha compiuto 23 anni il 5 gennaio scorso, ed ora c'è spazio anche per Mammarella. È entrato Mammarella 39 e Longo 23. Sì. Pescarese, classe 82, 230 presenze in Serie B per Carlo Mammarella. Con quella di questa sera sono 245 in Serie C. Sono bei numeri, diciamo che è un giocatore di livello, sono bei numeri, una buona carriera. Riuscito ad arrivare fino a 39 anni a giocare a altissimi livelli, che comunque la Serie C è comunque per me altissimi livello, vuol dire essere sul pezzo e saper aver passione del proprio lavoro. Con due campionati vinti oltretutto in questa categoria per Carlo Mammarella, che tocca ora il pallone all'indietro verso Iannarilli. E forse facendo i scongiuri sfiorerà anche il terzo. Giro.
scattato con un attimo di anticipo Ferrante, questa era in fuorigioco. Sì, questa è stata un'occasione che poteva sfruttare meglio, perché se aveva tutto il campo dietro di lui, basta che avesse fatto un giro più largo, si trovava da solo davanti al portiere, era da sfruttare meglio questa occasione. Guidi continua come fosse il primo minuto a invitare i suoi a venire avanti, soprattutto la difesa, ad accorciare immediatamente a centrocampo. Ma la partita non l'ha preparata male, sapendo chi aveva di fronte, l'ha preparata bene. Purtroppo dall'altra parte ha giocatori di qualità superiore e nei momenti giusti hanno fatto gol nel miglior momento della Casertana. Il retropassaggio di Matese per Konaté, che chiama in causa Avella. Qualche problema per Konaté, vedo che si tocca la gamba di dietro. Sì, la gamba destra. È umano anche lui, eh? Sì. Però sembra da qui che insomma... Non ha nulla, no. Allora classico tocco per far vedere che ha... No. Che è umano. Che è umano, insomma, sì. No, ha problemi. Francesco! Pacilli. Tre uomini avversari intorno a lui. Palla in fallo laterale. Abbiamo sentito dalla panchina della Ternana nell'azione precedente chiamare le preventive. Sì, riusciamo a sentire tutto, è bello anche quello. Prima non si sentiva nulla praticamente col pubblico, riusciamo a sentire qualsiasi accorgimento che ogni allenatore fa alla propria squadra. Mancato l'aggancio da parte di Alexis Ferrante. Buona la diagonale difensiva di Rillo che ha favorito l'uscita di Avella. Ecco l'errore di Matese, prova ad andare da solo, ora Partipilo che poi cede praticamente il gol a Peralta. È il 5-1 della Ternana, l'abbraccio tra i due giocatori, la generosità di Partipilo. Stavo dicendo che Ferrante deve sfruttare meglio questa occasione, perché si trova a livello sulla linea dei difensori e può tranquillamente sfruttare meglio per trovarsi davanti alla porta. Deve avere più cattiveria e più fame di far gol, perché può fare gol. Poi è arrivato il quinto gol, la Ternana ogni volta che vuole spingere, vuole arrivare in porta, ci arriva tranquillamente in questo momento della partita. Il 5-1 è un risultato giusto perché la Ternana è più forte, però mi sembra troppo eccessivo per quello che la Ternana ha fatto vedere in questa partita. Sì, e vi confermo qui da bordo campo che nel volto dei ragazzi di Guidi c'è molto, diciamo, delusione, perché sembra una punizione molto pesante, forse più pesante di quello che la partita ha detto. E Lucarelli invece continua a passeggiare tranquillamente vicino alla panchina, sorride ora, chiaramente ha di che sorridere, diciamo. Ma giustamente, sì, come hai detto tu, è una punizione molto pesante, più che... Però le qualità tecniche sono diverse, quando arrivano davanti alla porta loro sanno sempre cosa fare, la Casertana ha giocato bene, ha fraseggiato bene, ha spinto bene, ma davanti alla porta ha peccato un pochino di poco oggi. Grazie alla generosità di Partipilo è arrivato a quota 3 reti anche Diego Peralta, italo argentino, arrivato a settembre dal Novara. In questi momenti della partita la squadra avversaria non so cosa pensa, se non vede l'ora che finisca la partita, se devo ancora continuare ad attaccare, se è meglio che rimango dietro, però se rimani dietro ad aspettare puoi subire anche il sesto gol, quindi conviene che continui a spingere o provi a spingere più che continui, e sperando che la squadra avversaria non trovi un altro gol.
e viceversa per la Ternana. Chi non ha fatto ancora gol vuole fare gol e deve cercare di fare gol per mettersi in mostra, no? Chi è entrato come Ferrante. Carlo Mammarella, Furlan, ancora Mammarella toccato sul piede d'appoggio da Mario Pacilli, che va a chiedere scusa all'avversario. Pacilli, che tra l'altro è cresciuto calcisticamente nella Ternana e nella Ternana è rimasto fino al 2007, giocando anche 25 gare in Serie C con la maglia rosso-verde, segnando anche un gol. Ci ha addirittura provato da centrocampo Mammarella. Ne ha fatto, ha subito un brutto fallo, però il ragazzo poi si è subito reso conto, giocatore della della Casertana, e Mammarella non poteva fare altro che accettare le scuse perché ha capito l'errore. Sì, grande fair play, sì. Erano qui sotto di me, grande fair play Pacilli, insomma si è scusato ampiamente, lo ha aiutato a rialzarsi, chiaramente in questa fase di gioco un fallo inutile ma assolutamente involontario. Ma Carlo ha una certa età, non credo che possa mettersi a non accettare le scuse di un ragazzo più giovane o comunque che ha riconosciuto l'errore. Pacilli, la giocata per Matese, che era entrato in area di rigore un po' troppo lunga, direttamente nella zona di competenza di Iannarilli. Se ne va il 42esimo minuto della ripresa. Ternana in vantaggio 5-1 al Libero Liberati contro la Casertana. Quinto gol degli Umbri messo a segno da Diego Peralta, che ora viene coperto da Konaté. Problemi muscolari per il difensore della Costa d'Avorio, sì, della formazione di Guidi. È affaticato sicuramente, sente tirare dietro ma non molla, si è messo davanti al pallone e difficilmente si fa superare. Sì, comunque prima si è alzato levemente i pantaloncini e già su quella coscia ha comunque una protezione, una fascia che appunto indica che ha comunque un problema. Quindi è una cosa vecchia. Sì. L'apertura di Paghera, l'inserimento in area di rigore da parte di Diego Peralta. È arrivato in scivolata cercando gloria personale. Ma guarda che questa situazione gli ha tolto la palla Furlan, perché Furlan era posizionata, esatto, meglio di lui secondo me per battere a rete. Saranno 2 i minuti di recupero. Gioco fermo, calcio di punizione in favore della Ternana. Anche stasera ha dimostrato comunque di essere la squadra più forte, non giocando una grandissima partita sotto il piano tecnico, però ha giocatori che possono fare la differenza e lo hanno fatto anche stasera. Convinzione nei propri mezzi, capacità anche di attendere il momento buono, di far anche sfuriare gli avversari. Sì, come ho detto prima, non so se l'hanno preparato in questo modo, però stento a crederci, perché è una squadra che non perde mai, che fa tanti gol, è la miglior difesa, non penso che attenda gli avversari. Comunque è stato merito della Casertana che in quei 20 minuti li ha pressati e li ha fatto ragionare un attimino sul da farsi. Ha dimostrato quindi la squadra di Cristiano Lucarelli anche grande pragmaticità, si è adattata alla situazione in quel momento. Sì, ha giocato diciamo da provinciale, per modo di dire, ha atteso ma ripartendo. È stata fatta in una maniera giusta quindi. Due minuti di recupero.
Siamo già entrati nell'additional time di questa sfida tra Ternana e Casertana, con i padroni di casa in vantaggio 5-1, due minuti di recupero concessi. Gioco fermato ancora dal signor Pasciucu. Sì, offside di Ferrante. Mi dispiace perché è entrato, c'erano degli spazi, ha avuto due occasioni che poteva far meglio, poteva trovarsi davanti alla porta. Sono occasioni che vanno sfruttate, quindi quando hai possibilità di far gol, di poterti mettere in mostra di più, lo devi fare, perché comunque ne è capace e andavano sfruttate meglio. Se ne sta andando il primo dei due minuti di recupero, ancora poco più di 60 secondi da giocare, possiamo dire una grande prova di autorità da parte della Ternana, che con questa vittoria sale a più 14 rispetto alla seconda in classifica nel girone C, che attualmente è il Bari, ma che si deve guardare le spalle perché ha una sola lunghezza, c'è l'Avellino e spingono dietro anche Foggia e Catanzaro, senza considerare che ci sono anche squadre come Teramo e Catania da non sottovalutare. Sì, ormai si gioca per il secondo posto, non penso che nessuna squadra pensi per giocare per il primo posto, per cercare di arrivare a superare la Ternana. Il lancio troppo profondo per Riccardo Matos. Deve giocare con i piedi Iannarilli, rilancia direttamente verso il centro del campo, arriva il triplice fischio del signor Pasciucu, finisce qui la sfida tra Ternana e Casertana, 5-1 per la Ternana di Cristiano Lucarelli, che è andato ad abbracciare Federico Guidi, allenatori che vanno al centro del campo a salutare i propri giocatori e anche i giocatori avversari. Grande sportività in campo, Casertana che ce l'ha messa tutta, ha fatto il possibile, ma quando la Ternana pigia sull'acceleratore diventa difficilissimo per chiunque tenere questa squadra. Sì, la Casertana ha fatto una buona figura, nonostante il 5-1, secondo me ha fatto una buona figura, ha fatto vedere l'allenatore che insegna calcio ai propri ragazzi, li fa giocare e ci prova nonostante aveva di fronte una grande squadra. La Ternana dal canto suo è una squadra attrezzata, è una squadra forte, ha giocato, ha spinto quando doveva spingere, ha trovato il gol quando doveva trovare il gol, quindi vuol dire che sei una grande squadra, vuol dire che è un momento, è un periodo è favorevole per te, quindi questa è un'annata giusta per poter far bene. Sicuramente questa è un'annata giusta, un'annata buona per la Ternana, che viaggia velocissima verso la Serie B, attualmente è a più 14 rispetto al Bari, seconda in classifica, sale a 56 punti la formazione umbra. Casertana che rimane in dodicesima posizione a quota 27 con due partite da recuperare. Ternana che questa sera ha fatto vedere veramente di che pasta è fatta la capolista, perché lo abbiamo detto, all'inizio ha sofferto contro la Casertana per l'atteggiamento soprattutto della formazione ospite. Questo è un rito di Cristiano Lucarelli, alla fine di ogni partita riunisce la squadra a centrocampo, parla con i suoi giocatori, c'è anche tutto lo staff tecnico e naturalmente questo rito serve a cementare ancora di più lo spirito di gruppo. Sicuramente, quando vinci tutto quello che fai va bene, tutto quello che fai serve, tutto quello che fai viene accettato dai giocatori, perché comunque tutto il lavoro che fai in campo viene ribaltato nelle partite di campionato. Quando le vinci vuol dire che l'allenatore tutto quello che dice è giusto, quindi è un rito che a loro fa bene, è un rito che a loro fa piacere farlo, è un rito che a loro
dà coraggio, dà emozione, dà forza. Siamo in chiusura. Io ringrazio per il lavoro da bordo campo il nostro Alessandro Pirozzi, ringrazio Cristian Manfredini per il commento tecnico, grazie anche al nostro regista Roberto Gambuti, a tutta la squadra tecnica che ci ha supportato, un ringraziamento speciale anche ai due uffici stampa, Lorenzo Modestino e Giuseppe Frondella, come sempre il ringraziamento più grande va a tutti voi che ci avete prestato attenzione, ai quali auguro buon proseguimento con i programmi di Rai Sport.